inaugurano le Luci d'Artista 2016, siamo molto felici di inaugurarle qui alla Fondazione San Ettore Baudengo con un'opera diversa dalle altre, un'opera che si comporrà con la creatività di tutti coloro che vorranno partecipare, ma di questo ne parleranno il curatore e Patrizia Sandretto. È l'inizio del novembre dell'arte contemporanea che animerà la nostra città fin tutto il mese di novembre, ma in particolare con Artissima, con Paratissima, di Others, Dide e Flashback e tantissime altre iniziative, le mostre che ci sono all'interno dei musei, la Notte Bianca del 5 di novembre. Sarà un mese interessante, intenso e molto innovativo, come è sempre la nostra città in occasione del novembre dell'arte contemporanea. Troverete tutte le informazioni sul sito di Contemporary Art. Buonasera a tutti. Sono qui a portare ovviamente i saluti della nostra circoscrizione, la circoscrizione 3. E ho l'orgoglio e il piacere di mostrarveli questi luoghi, in particolar modo questo, che è stato uno dei quartieri più importanti, popolari importanti, un simbolo di quartiere operaio, e oggi è un esempio di riconversione di aree industriali dismesse, quindi è un simbolo di riqualificazione urbana. E tutto questo ci ha portato il lavoro della Fondazione Sandretto, che è ovviamente un importantissimo presidio culturale ed è anche un modo, ci ha permesso alla cittadinanza di avere contatto con il linguaggio dell'arte. Beh, Luci d'Artista per me sono fondamentali. Io mi ricordo dal 97 quando il Comune di Torino, allora con l'assessore Alfieri, decisero di dare via questo progetto, un progetto che ci ha invidiato da tutto il mondo e un progetto che, come dicevamo prima, sono proprio il dar via al grande mese dell'arte contemporanea, anche se, e qui ci tengo, l'abbiamo detto ieri, lo ridico, anche se Torino è la città dell'arte contemporanea da ormai tanti anni, e quindi non è solo un mese, è un anno, è sempre la contemporaneità, l'arte, gli artisti qui sono di casa, e quindi questo non è che un momento perché tutto il mondo possa venire a Torino, vederci, guardarci, questo accadrà nelle prossime settimane, e vedere quante cose belle si fanno a Torino per l'arte e la cultura contemporanea. Un lavoro che consiste in cosa? Consiste in una videofotografica di grandi dimensioni, in cui adesso appunto switcheremo l'immagine e vedremo apparire un'immagine della città di Torino, un'immagine molto classica ripresa dall'alto, che attraverso un software sviluppato da un team di ragazzi anche qui del Politecnico, capitanati appunto da Riccardo Antonino, ha mosaicizzato questa immagine e ha creato un'interfaccia con Instagram che consente di recuperare le fotografie pubblicate da tutti gli utenti che hanno un account pubblico, di inserirle come tessere nel mosaico all'interno di questa immagine. Quindi vedrete delle immagini che appaiono dall'alto, che con una dissolvenza appaiono dall'alto e che si vanno a collocare ovviamente nella gamma cromatica di riferimento all'interno dell'immagine.